5 giorni prima di gara 1 contro il Lumezzane. 5 giorni che separano il Teramo dal primo dei due grandi appuntamenti di questa stagione. Ne avrebbe fatto volentieri a meno il diavolo di questo spareggio, ma si sa, il calcio è così. Se si sbaglia, si paga sempre e in maniera salata. E da allora Ugo Lotti ha utilizzato queste due settimane per cercare di ritrovare quella compattezza che è stato già fattore fondamentale per guadagnarsi la griglia migliore. Ora però serve l'ultimo sforzo. Mancano 180 minuti tra Saleri e Bonolis, nei due stadi che aprirono campionato e girone di ritorno. Strano destino, perché ai biancorossi è capitata proprio la formazione che, niente meno a fine agosto, diede il via alla lunga sofferenza del campionato. Quella che pochi giorni prima di fine anno regalò un'altra delusione al pubblico del Bonolis, con un pari a tempo scaduto. Ed è inutile pensare a quanto oggi quei due punti avrebbero fatto la differenza. D'altronde, con i Lombardi il Teramo quest'anno non ha mai vinto, ha segnato solo un gol e ne ha subiti tre. Sembrerebbe una bestia nera dunque il Lumezzane, eppure qualcosa di diverso domenica ci sarà rispetto alla stagione regolare, oltre che a qualche pedina diversa. Ci sarà un allenatore differente a sedersi sulla panchina del diavolo, già perché le due gare di campionato con il Lumezzane le ha giocate sempre con Lamberto Zauli al timone, ora no. Basterà? Difficile dirlo con certezza. Il Teramo deve provarci, sia in trasferta che in casa. Non ha possibilità, perché ne ha già sprecate in quantità industriali. Da oggi ritrova il suo stadio per gli allenamenti, quello stadio che il 28 maggio spera di non essere un fattore determinante, perché vorrà dire che il più è già stato fatto nella gara di andata.